L'incidente del divino Thelma arriva oggi a Mattino 5 e divide gli opinionisti di Mattino 5. A rivedere le immagini sembra che la Cipriani abbia fatto lo stesso giusto dopo ogni lancio, ma che l'ultimo sia andato male e che il mago non sia riuscito a tenersi in piedi finendo per cadere e sbattere con la faccia sulle tavole di legno a terra. Mentre tutti ridono un po' proprio come è successo ieri sera in studio all'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria non ha dubbi. Francesca Cipriani va punita. Secondo quanto pensa l'opinionista, sembra proprio che la Cipriani lo abbia fatto di proposito e a nessuno viene in mente di spingere un 70enne quando lo vede per strada o ci ha a che fare. Il fatto di essere un'ota non può essere un alibi e non può essere perdonata. Va punita per non mandare un segnale negativo a casa. Non sono d'accordo gli altri ospiti che sono convinti che la Cipriani non lo abbia fatto di proposito per un po' di spettacolo rischiando di fare male davvero al suo compagno di avventura. Come andrà a finire questa storia? Punto l'incidente e la paura, punto il pubblico non ha dubbi. Il momento migliore della seconda puntata è stato l'incidente del divino Thelma che, nel corso di una prova per vincere delle polpette, è stato vittima della forza prorompente di Francesca Cipriani che, per poter vincere, l'ha spinto procurandogli un vistoso taglio sulla testa. Nonostante il momento di panico che ha portato anche all'intervento dei medici, sui social, tutti hanno osannato l'arrivo del divino Thelma e della Cipriani che, a detta degli utenti, hanno avuto il merito di saper divertire il pubblico in una puntata che ha sì offerto spunti di riflessione, ma non ha regalato quel sorriso che è lecito aspettarsi da un reality. Le condizioni del divino Thelma non sarebbero preoccupanti come ha spiegato Alessia Marcuzzi nel corso della diretta. Nei prossimi daytime, sicuramente, Alvin dirà di più sullo stato di salute del divino Thelma che è in sfida con la Cipriani per continuare a sua avventura da Polena. Punto divino Thelma, taglio in testa. Alessia Marcuzzi rassicura tutti. Sta facendo il giro del web il video della caduta del divino Thelma all'Isola dei Famosi 2019. Durante una prova ricompensa, colpa anche di una spinta di Francesca Cipriani, è cascato col volto a terra. Pare che si sia procurato un taglio alla testa. Prontamente medicato dagli addetti che si trovano in Honduras. Notizie sulle condizioni di salute sono arrivate poi dopo la pubblicità. Sia Alvin che Alessia Marcuzzi hanno assicurato che il divino sta bene e che presto tornerà nel gruppo. Nulla di grave, quindi. Per lui che si è comunque spaventato per la caduta e la botta presa vicino ad una delle travi della fionda gigante della prova. Il pubblico attende il suo ritorno nel gruppo. Al momento, sul web, si parla soltanto della caduta del divino Thelma. Punto il divino Thelma si fa male in diretta. Punto caos in diretta all'Isola dei Famosi 2019 dopo l'arrivo delle polene in Honduras. Un incidente, anche se così non pare, costringe il divino Thelma a lasciare momentaneamente la spiaggia, scortato dai medici. Tutto nasce dalla prova ricompensa che coinvolge anche i nuovi arrivati, il divino. Per l'appunto, e Francesca Cipriani. I naufraghi ufficiali conquistano due porzioni di spaghetti, ma sta alle polene conquistare il condimento, ovvero polpette al sugo. La prova è colpire con delle finte polpette spinte tramite fionda la barca poco distante. Nonostante i vari tentativi,
nessuno dei due riesce a colpire l'obiettivo. Ma all'ultimo, Francesca aiuta il divino a tirare la fune ma, alla fine, il tiro va male e la Cipriani spinge Otelma che va dritto a terra. Divino Otelma incidente, caos in diretta. All'inizio sembra essere una caduta dovuta alla fune, poi viene rimandata la scena ed è proprio Francesca Cipriani a spingere volontariamente il divino Otelma che va in terra e vi rimane steso per alcuni secondi. Si capisce poi che il divino si è effettivamente fatto male e la scena era del surreale, intervengono i medici dell'isola, mentre il volto del divino Otelma è ricoperto di rosso che sembra inizialmente sangue ma che è la pittura che ricopre le finte polpette. Si scopre però che, effettivamente, Otelma si è ferito alla testa, un taglio, fa sapere Alvin che è pronto a dare al pubblico aggiornamenti non appena i medici diranno di più. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.